se guardate sul ponte del Naviglio c'è una targhetta e c'è scritto l'anno e poi sotto c'è 14esimo, 13esimo dell'era fascista, cioè il Duce quando ha incominciato a comandare ha detto qui incomincia una nuova era, non più quella di Gesù Cristo ma quella del Duce, e anche questa vedete. E quando andavamo a scuola mi fa fare le piccole italiane e i balilla e i giovani italiani, mi fa sti come Magatei andando in piazza di Viva il Duce. Prima del rancio ci facevano cantare un inno fascista. Uno di questi diceva: tu, Duce, sei pastore, costruttore e guerriero. Un altro diceva: Dio ti manda all'Italia come manda la luce, Duce, Duce, Duce. Quando si andava a scuola, che si incominciava, c'era sempre la canzone: Duce, tu sei la luce. Duce, tu sei la luce. Tu sei la luce. Patria, tu sei nel cuore. La patria se vorrà, il sangue si dà. Se il mondo vorrà pace, dovrà sentir la voce di un popolo che dice: Duce, Duce, Duce. E cominciavano i figli della lupa, quelli più piccoli, dopo cominciavano i balilla, fischia il sasso, nome squilla, il ragazzo di Vittoria. E noi tutte vestite di piccole italiane, i ragazzi da balilla, sempre sulla testa. Sempre. I fascisti avevano un pelo sul stomaco e sapevamo che erano dentro nell'albergo, adesso chiamano l'albergo, una volta era la trattoria, a mangiare alle nostre spalle, a cantare. E noi eravamo là affamate me le ladre. Dopo marcevamo per il paese, andavamo là a salutare ancora i caduti e poi andiamo a casa. I vestiti me li dava loro da mettere su. Una gonna, una camicetta, finito bisognava consegnarli. Noi avevamo la vacanza al giovedì e invece al sabato mi mandava magari nei campi del padrone fascista, e mi ricordo a Moa, abitavo a Galignano, al casello c'era uno Spotti che era uno dei capi fascisti, e allora per spradai terè togliere i sassi, siccome d'inverno mettevano del letame con dentro i sassi, primavera bisognava togliere tutti i sassi del campo ed era un lavoro faticoso. Allora lui si metteva d'accordo con i maestri, ci portava nei suoi campi e tutta la fila dei popi del Galignà, tutti a raccogliere sassi. Comunque, appena in classe si dicevano le preghiere, poi attenti, prima di sederci, sempre la maestra diceva a noi: saluto al Duce, e noi tutti alzando la mano così, a noi, che cosa significasse quella a noi non mi sono poi preoccupata di saperlo. Che c'era più qualcosa a scuola, piccoli italiani, i palline, mio marito invece andava a Bagnolo a fare i militari. Una volta c'era anche il primilitare da fare, invece adesso c'è più neanche il militare. Noi che eravamo piccole facevamo il sabato fascista, facevamo così. Ma i ragazzi di 17 anni, 17, 18, 19 andavano a fare il premilitare. Perché quelli che facevano il premilitare facevano 3 mesi in meno da militare. E c'era la volontà, specialmente con un pensiero separatista, di inculcarci lo spirito patriottico fascista. Ma non andava così liscia. Allora avevamo un cervello e c'era sempre una nostra rappresentanza che si metteva in un angolo da parte. Quando abbiamo saputo che era scoppiata la guerra,
eravamo tutti radunati in piazza perché il segretario politico di allora ci aveva invitati, noi alunni delle scuole, ma anche tutta la gente di Cremosano, a ritrovarsi in piazza della chiesa per sentire il discorso del duce Benito Mussolini. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. Io avevo 12 anni e mezzo e voi immaginate, noi ragazzi siamo andati felici, non pensavamo a quello che veniva dopo. Per cui ci lasciavamo coinvolgere e vedevamo arrivare questi papà, questi fratelli, questi giovanotti, ma erano più mogi di noi. Un freddo terribile, un freddo proprio terribile. Chiamato alle armi il 27 febbraio del 41. Mi hanno mandato a Dolce Acqua a fare l'addestramento. Assegnato all'ottavo reggimento fanteria di stanza a Milano, di lì passato a Como per seguire il corso di sottufficiali. Sa, il magazziniere era quello che era, lui ti dava una giubba, un paio di pantaloni, le scarpe, a me mi hanno dato le scarpe, ero come un cerro. 50 centimetri, che qua ne avevano soltanto 42. Eravamo come straccioni. Giorno e notte guardia, non c'era riposo lì, dormire come diceva lui, poi per terra mangiare un po' poco. Sono stato lì 3 mesi, dopo i 3 mesi sono partito per la Grecia e sono stato la balessa da 7 mesi in Grecia. Fine di luglio è arrivata la comunicazione che dovevo presentarmi a Bari per essere trasferito in quella che allora era la Jugoslavia. Abbiamo fatto circa 3 mesi di addestramento e poi via in Francia. Perché io ero nella guardia frontiera, militare della guardia frontiera. Una volta lanciato il siluro, o che si fa così, si torna indietro, o si va, si scavalca la nave, si va di là. Ma lì erano attimi proprio di lasciarci la pelle. Come siamo arrivati di notte, un mitragliamento che mi bruciava. Io lavoravo al genio militare, cioè noi si facevano le reti di mimetizzazione per la guerra e quando le facevamo bianche venivano tinte di verde. Quando invece le avevamo verdi, facevamo dentro i fiori come se fosse stato un prato. Noi lì a Cracovia siamo stati comunque circondati dai partigiani e quindi non potevamo muoverci da dove eravamo. Una brutta notte in una postazione vicino alla mia, i partigiani hanno assaltato la postazione che era lì, hanno massacrato letteralmente il tenente Falcinelli. Quando si batteva un aereo nemico si andava a vedere il perché quell'apparecchio lì va più veloce del nostro e perché c'è un'arma più potente della nostra, si cercava di rubare il brevetto. Ecco. Un mio grande dispiacere che ricordo tanto quando sono venuti degli incaricati a prendere l'oro e i rami per la patria. Mia mamma non aveva niente, gli hanno tolto la fede. Avete visto che mi hanno portato via tutte le nostre campane, 3 campane mi hanno tolto giù lì. Però venite a me di una frase che non saranno le campane che gli faranno vincere la guerra, perché le campane sono sacre e benedette e non sono cose di operare per le armi. Alla nota re ministro ci ha parlato di letto preso. Da menabbiare stagliare una settimana.
trascuramento. Altro che paura. Ah, per noi sì. Dovevamo mettere, sì. Le nostre mamme dovevano cercare... Il paese era buio. Cercare delle tele scure per prendere i vetri. E così? Le lampadine fuori dalle case erano tutte... ce n'è ancora una, a ricordo. In casa i vetri erano tutti coperti da carta blu. Tu andavi in giro per la strada e andavi con la fila blu. Non doveva più entrare neanche un spiraglio. Perché dicevano che gli aerei passando in alto vedevano e avrebbero bombardato. Vero? Allora vero. Non volevamo essere colpevoli di per noi e per c'era gli altri. Il famoso Pippo. Pippo che passava per vedere se c'era una luce, si abbassava e bombardava. Si vedeva un chiarino allora? Sì, guai. Mitragliavano. Anche mitragliata la casina delle predele, il bossolo mi ha passato di dessura del co, per me si era in ca, io mitragliavo perché era Pippo, gli dice Pippo che l'apparecchio lei. Un mio amico di spostamento d'aria l'ha piccato contro il muro. Là aveva già fatto, c'era il rancio, e allora si andava a prendere. In quel momento lui viene su l'apparecchio, mi mandavo la via, e lui, ah, oh, io vado a prendere, di che l'aria? La mia là. No, ho rinda là, come era il modello boom, lo spostamento l'ha piccato contro me. No. Quando che bombardavo il ponte della ferrovia prima. Allora abitando a San Bernardino, dove abitavo io qui a Villa Primoli, non c'era un rifugio. Allora quando suonava l'allarme perché bombardavano la ferrovia, l'unico punto era andare a nascondersi nei campi. Dove c'erano i fossati piccolini, andavamo dentro a nascondersi con i miei fratellini e c'era tutta la gente perché c'era fuori tutti. Quando passavano gli aeroplani che andavano su Milano perché si vedeva tutto... la luce che si vedeva per Milano. Sai che bombardavano Milano, noi a Dovera, era come vedere fuochi artificiali a vento. Insomma, di notte era un fuoco solo, un fuoco. Il cielo era illuminato, sembravano i fuochi d'artificio. Di notte, quando bombardavano Milano, si vedeva il bombardamento di Milano, si vedevano anche no, le contraeree e i fari, c'erano dei fari potenti che giravano nel cielo e si vedevano proprio la contraerea. C'è ancora nell'orecchio il suono delle fortezze volanti che andavano a Milano a bombardare e il suono degli aerei impicchiata su crema, che andavano a bombardare crema, i fischi di questi aerei impicchiati che si andavano a bombardare, questi lì mi... Ci sono ancora nella mente. C'è stato un bombardamento terribile che ha distrutto il nostro campo. Noi avevamo un buco nel cortile, ci siamo rintanati lì. Cassino, quando io fai l'offensiva nel monastero, l'offensiva, 11.000 apparecchi quel giorno lì, a bombardare Cassino, 11.000 apparecchi. E noi eravamo lì indietro, a Pietramala, un paesetto lì, si vedeva tutto. È arrivato uno stormo di aerei talmente fitto da quasi oscurare il cielo. E hanno iniziato il primo della fila, hanno cominciato a sganciare bombe a distanza di 50 metri una dall'altra. È rimasto in piedi, e questa è una cosa che mi ricordo e che mi ha fatto una certa impressione, è rimasto in piedi una ciminiera e basta. Avevo mio papà che aveva paura, continuava a correre, e io correvo e tante volte siamo andate tutte e due ad un fosso perché avevamo paura, ma proprio una paura enorme, enorme. Paura, però... Quasi quasi, essendo dei ragazzi molto giovani, quasi quasi ci sembrava un gioco.
mi ricordo quando c'era la guerra che c'era una fame di bestia. Come state? Ho fame, ho fame. E c'era la tessera per andare a comprare il pane. Era fatta una mano, era fatta una mano. Come un foglio di carta con dei bollini. Un cartoncino che si poteva chiudere e aprire e tutte le cose che compravamo mi metteva il bollino. Quindi ognuno doveva stare con la tessera, però la tessera ti dava da mangiare troppo poco. Chi aveva i soldi dava la borsa nera, comprava la roba se non gli bastava. Si prendeva la roba a mercato nero, si lavorava, si prendeva la roba a mercato nero. Quelli che avevano un po' di soldi venivano in campagna e qualcuno nascondeva magari un salame oppure uccideva il maiale di nascosto. Invece di ucciderlo come si faceva un tempo con la lancetta nel cuore, il maiale gridava per molto tempo e quindi i vicini venivano a saperlo, potevano denunciarlo e allora lo uccidevano con la pistola di nascosto, però se qualcuno faceva la spia ti portavano via il maiale e in più ti mettevano in prigione. Sono andata a 13 anni a Cremona in bicicletta a portare lo zucchero della tessera, che noi eravamo tanti, erano piccoli, avevamo tanto zucchero, però non avevamo il sale da salare, da mangiare. Allora facevamo il cambio. Noi però non abbiamo fatto spesa di borsa nera, perché? Perché vivevamo in paese, avevamo le comodità, la farina, facevamo le tagliatelle e riuscivamo a pescare dai mulini, che c'erano lì due mulini, le verdure, un po' di orto, un po' di terra, si coltivavano e mangiavano. Qualche taleggio, il latte, la polenta. E quelli che avevano le mucche, erano signori, gli altri, i poverini. Mi ricordo ancora i formaggi bianchi, quadrati, dove vivevano dentro dei cagliù lunghi così bianchi, che si mangiavano, perché erano nutrienti, oltre che formaggio contenevano la carne. Il salame, il prosciutto, noi non sapevamo neanche che colore aveva. Nei salami c'era la salamella, ma da basso costo, però non quelle buone, quelle proprio che quando morivano i maiali li facevano a basso costo e allora quelli poveri andavamo a prendere quelli lì. Preso dei tedeschi che dopo alla fine sono stato prigioniero in Germania. E là idem con patate, freddo, terribile, dormire per terra. Una pagnotta di un chilo, eravamo in cinque. Davano un filone di pane che durava, il filone era un bastone grosso così, no? Quelli a cassetta, non so se avete presente, che doveva durare 3 giorni. La quasi totalità, compreso il sottoscritto, se lo mangiava in una volta sola, perché non sapevamo mai se il giorno dopo eravamo vivi o morti. Questo era il concetto. E poi ti davano un pane. Un pane pesava più di 2 chili, un pane che era lungo così, tu dovevi avere dentro 7 persone. Ogni 7 ti davano un pane di quello lì. Mangiare si saltava. Mangiare poco brodo, perché dovevamo stare ben allenati, perché se c'era da correre, perciò il brodo. Ci si doveva mettere in fila perché arrivava la nostra zuppa, che era costituita da rape cotte nell'acqua. Rape rosse o rape bianche cotte nell'acqua senza condimento né niente. Rape però non quelle che normalmente prendiamo noi qui per fare la minestra, non so se quelle rotonde piccole, erano le rape da foraggio, cioè le rape che vengono date agli animali. Rape grosse così, altre così. E dicevano, ma ci facevano mangiare queste là, con una brondaglia, quello che c'era, con acqua e carote. Io una volta sono cascato là al tornio dove lavoravo, mi sono svenuto, ecco, e il capo turno, che era tedesco, diceva, cosa hai fatto? Ah, mi sono sentito male. Era fame, era mica altro.
avvenuto la faccenda del 25 luglio 1943. E non vi dico la mia impressione quando al mattino, abbastanza presto, alzandomi per andare a raggiungere il reparto, io ero alloggiato in una specie di albergo, il signore, padrone, non so come dire, mi dice: Lieutenant, Monsieur Mussolini è dimissionné. Fulmine a ciel sereno. Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. A Falengo mi ricordo che il giorno della caduta di Mussolini la gente si è precipitata nella casa del fascio e ha buttato fuori tutto. Scrivanie, penne, biro, documenti, eccetera, c'era stato un bel mucchio di roba, tutto bruciato. No, mi dico l'impressione che ho avuto venendo in Italia. Mussolini caduto. Un busto del duce in un atrio e l'hanno legato con la corda, l'hanno tirato giù ed era di gesso e noi dopo ragazzi usavamo il gesso per disegnare sul pavimento. La Germania in quella situazione lì non poteva starsene con le mani in mano, ma mandava di giorno in giorno i mezzi più pesanti e più moderni di guerra in Italia, naturalmente per occupare. Quando mi hanno preso subito lì in Francia, l'8 settembre che dovevamo partire per andare a combattere contro gli americani nell'isola Pantelleria, ci hanno preso, come siamo venuti giù dalla montagna, noi non lo sapevamo che era già l'armistizio. Alcuni venuti dal paese dicono: la radio ha detto che è stato firmato l'armistizio. Un certo Eisenhower, no? Il mattino dopo è venuto un tenente, il cappellano, presto ha fatto: salva chi può, caspita, salva chi può. Hanno aperto quella porta là e chi lo sa. All'8 settembre mi hanno preso sulle montagne della Jugoslavia, vicino a Trieste. Devo fermarti in un paesino a cercare qualcosa da mangiare, i tedeschi, gli hanno preparato le camionette tedesche, ci hanno conosciuto subito. Mi hanno portato via. I carri armati tedeschi ci hanno preso, bloccato il treno, no? Per non farci partire. Quando ci hanno portato, adesso dicevano: ragazzi, fermatevi qua, non parte più nessuno, come mai? C'è un armistizio, ma che era armistizio? Noi non sapevamo nemmeno che c'era armistizio. All'8 di settembre ero a Nettuno. Sono scappato da Nettuno a piedi e sono andato a Roma. A Roma ho preso il treno per Milano. Abbiamo dovuto consegnare le armi. C'era la tenente, lei un tedesco, mi era rotto via subito il distintivo di Lupi. A Bologna ho voluto cambiare perché lì c'era un direttissimo per Milano. Scendo di lì e trovo il capostazione, dico: per piacere, un treno che va, guardi chi io sono, un militare. Era uno che scappava e si era vestito di capostazione, tutti i modi cercava di scappare. Sono arrivato a casa, ma dopo 8 giorni di cammino da Cuneo per venire a casa. Come è arrivato il treno, io mi sono sdraiato sotto i sedili, no? Dalla paura che venisse su qualcuno. I tedeschi mi hanno messo nella stazione centrale lì di Trieste, in uno stanzone, eravamo dentro delle centinaia, nella paglia, pieni di pidocchi. E così dopo mi hanno messo sulla tradotta militare e mi hanno portato in Germania. Siamo stati a Treviglio 1 ora e mezza a aspettare il treno che veniva da Milano, che faceva Milano Cremona. Visto arrivare il treno, il cuore batteva così, guardi, il treno che passa per Crema, l'ho lasciato partire e poi ho fatto un volo, ho arrivato il treno, poi sono saltato sulla pedana e sono arrivato a Crema. Non si fermava nessuno a casa a dormire, perché alla mattina
presto venivano a vedere se c'era uno che dormiva. C'era lì un camion di tedeschi, siamo urati, abbiamo chiesto ai tedeschi di tirare su le nostre biciclette e di portarci giù fin dove potevano. Ci hanno caricato, che allora facevano i nostri allenamenti. Il mio compagno era un invalido, io non avevo l'età. Qui in quel momento mi sono portati dentro, dopo tu vai a dimostrare che non hai l'età. Quando ci diamo il permesso mano in mano da noi italiani, da soli, non rientrava più nessuno. Allora cosa hanno fatto i tedeschi? Mandavo l'italiano e un tedesco. E il tedesco mi ha detto a me, il comandante, Guercilina, lui aveva la mia carta d'identità, lei abita a Montodine. Se il tedesco, Asmiman si chiamava, non torna, Montodine capo. Il tenente, che era rumanente, veniva a far passare tutte le capre che veniva a Eze, che era scondita, la gente. Passavano tutti insieme e battevano loro, questo mentre la mia casina non stava a me che gli disse la burella, che ero scondita dentro, dunque a me che ne erano tre, due così e il mio marito, ma lei era il mio marito, non era mio russo. Però io avevo fatto un buco nel muro di sopra, saltavo sul pinile, sul pinile andavo giù su un altro pinile, andavo giù nell'orto e attraversavo il serio e andavo. Noi bambini avevamo il nostro sacchetto nascosto e andavamo per catare le margherite e così invece andavamo a portare da mangiare a tutti quei prigionieri che c'erano nascosto sottoterra. Gli ha fatto il bus, fum fum, e andava dentro, poi che metteva su un po' di fe e un po' di as e lui si era mia chi era là. Andava a prendere un altro sbandato come me in cascina e entriamo in tre. Con lo stopporino, e là si presenta un signore che era il papà di quello che cercava, addosso nudo, in fuori dalla bisa del rui, sì, cosa è? La bisa del rui. Usciva dalla bisa del rui col forco in mano. Io figlio non te lo do, sparami, uccidi, ma io non mio figlio se non te lo do. Ho dovuto presentarmi perché se no portavano via o il padre o il fratello o le sorelle e mi sono presentato di nuovo. Allora eravamo sotto la Repubblica di Salò. E queste mamme quando partivano i loro ragazzi leggevano altro che non sapevano più cosa dare. O uno andava a militare o altrimenti prendevano o mamme o papà. Imparavo le mamme e le sorelle così sono andate là. Ha fatto una sassaiola che spaccavano tutti i vetri. Il comandante mi raccomandava sempre mia mamma, diceva, telefonava a Crema che vi sfondano le porte, non riusciamo più, non resisto più. Il che lui ha detto, infine ha detto da Crema, resista ancora 5 minuti che arriviamo noi. Lui ha aperto le porte e le ha lasciato andare tutti. Preso dai tedeschi, portato in Germania. Siamo partiti per la Germania. Strada facendo sono passato qui sul ponte del Serio che era stato bombardato e c'erano solo le rotaie, il treno si disegnava su belle chie, casa. Saltato dalla finestra. Saltato dalla finestra. Sul mio vagone eravamo in 34-35. Non si sapeva se andare in Russia perché eravamo là terrorizzati, o se andava in Italia contro gli americani e i partigiani. Invece siamo stati fortunati, siamo venuti in Italia. Eravamo tutti più di 2000 in una grande piazza e il comandante che parlava discretamente in tedesco dice ecco voi da questo momento siete liberi. I vostri campi di concentramento saranno aperti, non ci saranno più le guardie, però avete una possibilità di essere più liberi ancora. Siamo messi d'accordo tutti quelli che volevano di non andare, perché bisognava andare in guerra ancora. Di aderire alla nostra causa, ecco, e nessuno si è mosso. Noi dalla guerra non abbiamo stufi. Prima abbiamo fatto la Francia, dopo abbiamo fatto la Jugoslavia,
andare ancora in guerra con loro, ma no. Sono bellissimi, è l'eterna primavera, un clima bestiale. Spettacolo. Però quei due lì erano belli, si vedeva che stavano bene. E invece mettiamo quelli della Germania, secchi. Dalla Germania. Madonna! Ma la prigioniera è stata dura, perché si dormiva sempre per terra, pieni di pidiocchi, si può dirlo. Lì a Calcutta, a fare la vita libera, ho conosciuto parecchia gente, andavano alle case. Ho passato nel momento, nei momenti belli. Perché noi non avevamo niente, noi non avevamo nessun patto internazionale, hai capito? Cioè gli altri potevano avere qualche cosa, i pacchi come i polacchi, gli americani, gli inglesi. Ma là c'era di tutti, non si capiva niente. Là c'erano prigionieri russi, c'erano italiani, c'erano francesi, c'erano di tutte le razze, anche negri, dall'Africa. Dove prendevano, portavano via loro. Ho lavorato nella Krau Fabrik, cioè facevamo i krauti. Dalla mattina alle 6 si andava in fabbrica. Si lavorava fino a mezzogiorno, loro i tedeschi andavano a mangiare e noi ci guardavamo, no? A mezzogiorno c'era la sosta per i tedeschi e noi stavamo seduti dove eravamo perché non avevamo niente. Noi lavoravamo di notte, anche di notte, mentre invece i tedeschi controllavamo solo di giorno. Facevo parte di una piccola orchestra e i tedeschi mi richiedevano che io andassi a fare delle feste. Loro organizzavano delle feste, i bagordi, e io andavo a suonare. Eravamo in 8 persone, in 8 militari. I tedeschi hanno visto che strutturalmente ero, non un fusto perché non ero alto, ma ero strutturalmente abbastanza piazzato, miniera. Sono stato 350 metri sottoterra, con aria condizionata, tutti i giorni. Facevo il filetto di un tubo così, facevo la canale al sole e poi facevo il filetto. Nella fabbrica dove ero io, che è la B&Go, dove fanno le macchine, in Germania, lavoravano giorno e notte, anche con i bombardamenti. Perché era una cava di sale. L'hanno votata e sotto hanno fatto i saloni, le strade. Era come una metropolitana, tanto per dire. C'erano i saloni, che c'erano le filate di macchine dove si lavorava. Anche lì i bombardamenti non si sentivano. Lo spessore del tetto era di 8 metri, 6 metri. E 6 metri ai lati. Questi capannoni erano liberi di poter lavorare giorno e notte con il pericolo, senza pericolo, ecco. Si viveva assieme ai tedeschi a debita distanza, perché fra di loro c'erano i nazisti fino al midollo. Con i tedeschi si aveva paura di prendere qualche pallottolo, perché loro non scherzavano. Erano figli di Hitler, no? Hitler non vedeva i figli di Hitler. Quelli lì avevano sempre un pugnalino qua, con sulla stemma di Hitler, e giravano sempre attorno di campo di concentramento. Perché spiando, se te non eri capace, prendevano, davano del loro superiore, che erano dall'SS, e ti portavano via, e ti eliminavano. E c'erano quelli invece che capivano la nostra situazione ed erano un po' più concilianti. Tanto se vedevi una buccia di arancia per terra, te la prendevi, perché avevi fame. Allora ti arrivava una scalzata dal fucile del tedesco, allora su diritto, senza mangiarla.
senza farsi vedere, qualcuno qualche volta ti passava un pizzico di tabacco o anche una fettina di pane, però senza farsi vedere. Ero una ragazzina, io ho avuto 20 anni, lei ha avuto 18, 17, 18 anni, che controllava il mio lavoro. E a volte mi dava una micchettina. E poi dopo, lì passavano un po', però mi diceva, quando mi diceva Augusto, fotta a bordo, voleva dire vai al gabinetto. Io sapevo che lei mi metteva dentro la micchetta. Non si poteva fare molto affidamento su quello che era l'amicizia fra la popolazione e i prigionieri, anche perché gli italiani erano sempre visti, anche dalla popolazione, come traditori. Infatti loro, quando ci chiamavano o Badoglio, e poi dicevano, oh, Badoglio, o anche in modo molto più spregiativo, Scheiser, che vuol dire merda. E passavano lì, mi dicevo molte volte, Augusto, spivai, mamma. Beh, volevo dire cantare, mamma. Mamma, sono tanto felice, no? Però, quando mi giravo indietro, vedevo che piangeva queste ragazze qua. Perché anche loro erano, perché non avevano niente, anche loro come noi, erano precise. Siccome io, da diversi anni, non potevo più scrivere a casa, perché non si riceveva più niente, io ho detto, mi scusi, ma lei può portare i saluti a mio padre che si trova in Italia, a Cremona? E lui mi fa, sì, 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 mi dica dove abita e il suo nome. Allora io ho preso tutto il coraggio, gli ho dato il nome. È la via dove abitavo, a Cremona. Devo andare a Cremona perché c'è il comando. Difatti mio padre dopo la guerra mi ha detto, è venuto uno dell'SS e mi ha detto, con quel poco di italiano che lui conosceva, dice che portava i tuoi saluti. È stata una rarità, ecco, trovare una persona che in un certo senso era anche stato gentile con me. Di giorno, quando c'era un pochino, andavo sempre, volevo vedere la casa del Duce, era vicino a Predappio, andavo sempre, di solito andavo a fare un girato così per curiosità più che altro. Un giorno ero di guardia e lì hanno portato lì un ragazzo che era, come si dice? Partigiano. Ma che era proprio i partigiani. I era scunditi in aria, non so che la camera lì, chi la sera, perché lei era l'usteria e là era la posta, chi sera, che lei era i partigiani, i era. No, lui era in casa di amici a Milano, ma c'erano quelli che erano nei campi qui, in mezzo al grano, nelle cascine, ce n'erano tanti. Beh, un ragazzo partigiano, però non penso a cosa può succedere, se non che arriva una cassa, la bara, una bara con un prete tedeschi e c'era anche un fascista. Però io non so di cosa può succedere. Quel ragazzo lì l'hanno portato dentro, era una villa. In fondo c'era una muraglia con degli alberi, l'hanno portato là. Faceva parte di un gruppo di partigiani, anche se non in maniera attiva per combattimenti o roba del genere, ma mio padre faceva parte di questi partigiani, era un portaordini, era quello che si interessava per risolvere certe situazioni, quindi era un partigiano e allora per paura che succedesse qualcosa mi aveva allontanato. Io certamente ero lì di guardia, volevo essere anche un po' curioso,
se non che in quel momento lì è venuto l'ordine di fucilarlo. Il prete, che è andato là, hai qualcosa di dire? No, dice, vi farò vedere un... Certo. Farò vedere un partigiano come si deve morire. E lì l'hanno fucilato. Il comandante tedesco poi con la pistola gli ha dato un colpo di grassa, cioè oltre che la fucilazione, poi per ordine gli hanno sparato ancora in testa. Poi non lo... io sono venuto via, ho visto una cosa bruttissima. Fine della guerra, eravamo qua a Monghidoro, si è fermato la linea qua a Monghidoro, dove c'è il paese di Gianni Morandi. Lo conoscete quel cantante lì, no? Si è fermato la linea lì, lì si è fermato la guerra. Si è fermato due o tre giorni e noi eravamo sulla montagna là, una famiglia, ma si sente più niente. Lui mi ha mandato un nome, dice, vai giù in paese a vedere cosa c'è. E se puoi trovare un giornale. Mi sono svegliata quella mattina e ho sentito tutte le campane di Crema suonare. E praticamente mi sono liberato, perché la mattina del giorno della liberazione, diciamo così, quando ci siamo svegliati non abbiamo trovato intorno a noi i nostri custodi. La liberazione, tutti ballavano allora, anche quelli che non sapevano fare. Valdoria, comincia a non finire. E vanno, piena la gente delle valere, piena la gente nei comizi. Teatrale Loreto, dove c'erano tutti quei bei spettacoli di morti e ammazzati, non era una cosa bella. Ci hanno obbligato a passare. E allora questi americani passavano armati come i denti, ci salutavano, ah, italiano, o sole mio. Perché io stavo facendo l'ultimo liceo, dovevo essere ancora interrogato in diverse materie. Il 25 di aprile si chiude la scuola, senza esami, senza interrogazioni, diploma in mano. Tutti promossi. Il primo americano che mi ha visto ha fatto un passo indietro, perché potete immaginare come ero ridotto. Io le ho fatto segno se aveva qualcosa da darmi da mangiare e lui dalla tasca della giacca ha preso un pacchetto di cracker che io ho mangiato regolarmente con la carta senza aprirli. Sono stato ancora 3 mesi in Germania dopo la liberazione. Il comando americano aveva permesso che alla sera il capo camerata, solo quello, poteva andare al comando ad assistere a sentire Radio Londra, il famoso ton 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 ton. Ecco. Io andavo, poi quando tornavo raccontavo alla mia truppa, alla mia schiera, eravamo in 33 in questa camerata, quello che avevo sentito, quello che erano le mie ipotesi. Perché noi, la nostra grande ansia, il nostro grande desiderio era quello di ritornare. Ma però non sono venuto subito in casa mia, mi sono fermato a Vaiano e dicevo a me, vai a casa a visitare mia mamma. Perché arrivarsi a Bosso così è facile che... E infatti sono venuto a casa. Il 10 di marzo 1946, andate a ballare. La mia età, la mia gioventù, l'ho fatta la militare perché chi? E siamo partiti, sempre in vagoni, diciamo bestiame, ma con le porte aperte questa volta. Ma tante famiglie, il rancore per quale hanno lasciato là il padre o il fratello sul fronte. Oh Mario, sei tornato, sì,
Ci ho detto, a casa mia come stanno? Lo sai, è morto tua mamma. Allora il dispiacere è stato forte, ecco. Mi sono portato davanti al cinema Tonale, perché lì c'era la fermata della Filovia. E a un certo punto mi si è avvicinato un signore e mi ha detto, scusi, lei da dove viene? Vengo dalla Germania. Dice, guardi che lei, se si ferma a aspettare la Filovia, può stare qui degli anni, perché la Filovia non funziona più. Benissimo, grazie. Ho preso e ho fatto la strada a piedi. E lì siamo trovati parecchi amici e non si conosciamo più, perché era 5 anni. Però quando veniva a casa qualche ragazzo da soldato, si andava in piazza Fanginetta intanto per sbirciare un pochino. Con l'arrivo a casa, naturalmente, che ancora oggi mi dà commozione, non vi dico cos'è successo, a parte i miei genitori, eccetera, ma tutto il caseggiato che mi aveva visto da ragazzo si è scaraventato giù e per giorni o giorni penso che ho avuto e ho distribuito baci più in quei giorni lì che non in tutta la mia vita. Il primo giorno ci hanno detto stasera il comune illumina, accende ancora, insomma, si mette ancora in ballo questo sistema di illuminare il paese, no? Insomma, quella sera lì, dalla finestra della mia camera non mi sembrava vero. La sagra, la prima sagra senza la guerra. Il nostro parroco ha messo una radiola, si dice, con l'Ave Maria di Scive. Facciamo le bugie, ne abbiamo dette tante, perché mi mandavano in chiesa, invece di andare in chiesa si andava a vedere la balera. Sembrava un altro mondo, ecco, tutto un po' illuminato. Per 5 anni al buio, tutte le sere così in casa. Poi abbiamo avuto la soddisfazione di diventare maggiorenne e andare a votare. Sono andata a votare dove c'è nelle scuole adesso il liceo, mi ricordo come fosse oggi. E mia mamma mi diceva, vota bene perché guarda che questa è un'occasione unica, mi diceva. Però avevano paura che succedesse qualcosa, i bar erano chiusi. E c'era tanta gente perché allora si faceva la fila andare a votare. Non come adesso, allora c'erano le file, doppie anche. E mi ricordo una cosa, che mio papà alle 7 in punto era già pronto per andare a votare. Come sono arrivata in cabina col biglietto che ho aperto, prima di scrivere ho guardato in alto se c'era qualcuno che mi guardava. Proprio una cosa, di non ci sarà qualcuno che mi guarda, dove, cosa faccio. Però ricordo che gli uomini dicevano, ehi, gadata al voto alle donne, l'urle gadatra al prete, voteranno per la monarchia. Eravamo in tante repubblicane, in tante, in tante. Dopo mi ricordo che mia sorella al pomeriggio ha portato mia mamma, poverina, con i bambini piccolini, è andata anche lei. Quando abbiamo saputo della vittoria della Repubblica in Piazza Duomo, era il posto dove si andava. Dove si andava a far politica, a discutere, a litigare. Dopo abbiamo fatto una bella festa, eravamo contenti, ecco. Oh mamma mia, una festa tremenda. Non sapevamo quale valore poteva avere questa legge che stavano facendo i cosiddetti padri costituenti. Io mi ricordo che facevamo delle manifestazioni, dopo il 2 giugno, cartelli, vogliamo la Costituzione. Però non mi pare di aver avuto dei segnali in fabbrica che si sapeva che grande cosa stavano facendo queste persone di diversa estrazione sociale e di diverse idee politiche. È stato secondo me davvero l'inizio di una cosa straordinaria.
Io di notte avevo come una specie di cinema. Vedevo tutto quello che mi è successo. Uno per uno passava tutto. Cioè tutta quella gente morta.